Ah, raga, c'è sta McKenny! C'è sta McKenny, ma no, c'è sta un muro. Che è sta luce? C'è sta un muro, ritorna! Che è sta effetto nuovo lo fa? Altra gara senza subire gol. Oggi non mi guarda, oggi potevi mettere 5 pulmini davanti alla porta. L'obiettivo tu... Guarda, oddio! Mi ha fatto rompere pure il megafono, questo è Alessandro! Io ce l'ho fatta giocare una partita intera con Alessandro! Quelli della Rai mi devono un polmone! Perché loro mi hanno osato togliere il risultato! Vedi che sto in queste condizioni, tu mi devi far vedere a che minuto sto, perché volevo vedere di che morte stavo morendo. Pirlo mi ha voluto fare oggi una challenge che si chiama la carriera allenatore. Oggi aveva l'obiettivo: valorizza il tuo club, usa tutti gli esuberi per almeno tot partite. Oggi ha riprovato, ha rimetto in campo Alessandro e Bernardeschi e tutti quanti. Oh, niente posto di nulla, mi hai fatto riposare ancora una volta quelli per il campionato. Pirlo, in qualche modo, ci ha fatta a faccia ridere, ma non si può dire altro. Guarda, oggi ci avete interrotto la striscia di vittorie, non mi interessa. Abbiamo giocato male, non mi interessa. Siamo passati noi, non mi interessa. Era quello l'importante. Il Penguin, il più grande scommettitore d'Italia. X2 più multigol 2-5. Che t'avevo detto? Che t'avevo detto? Lukaku non ha fatto centro. Perché purtroppo oggi, nonostante tutti, compreso me, temessero, perché i numeri, dicevi, non è possibile che anche la Juventus oggi non pia gol. Non è possibile, dai, se no veramente serve qualcosa di importante. Oh, io ste nottate, ma sapete cosa mi ricorda l'ultimo 0-0 che ho fatto? Barcellona-Juve, quando ci stavano Messi, Neymar e Suarez, che in questo momento è un cavocannoniere da Spagna, cioè il campionato spagnolo, che ha fatto più gol quasi in meno tempo di Ronaldo. Per dirvi l'ultimo 0-0 europeo, che cosa mi ricorda nell'indietro con gli anni. Io vi dico solo una cosa: iscrivetevi, non ve l'ho mai chiesto da quando ho aperto un canale, perché mi sono reso conto. Iscrivetevi se in questo momento pensate che Pirlo si meriti il trofeo di platino della Juventus. Gioca con Bernardeschi 100, o con Alessandro ancora peggio, 180 minuti di Coppa Italia. Trofeo di platino, tieni. Io onestamente, allora, a riviverla, no, guarda, riviviamo altre emozioni, riviviamo anche il percorso delle Champions perse in finale, riviviamo le illusioni della Champions, ma non riviviamo questo episodio qua. Ora, detto questo, io vorrei dire tante cose, però alla fine, paradossalmente, ne dico una: Buffon non ha fatto una parata. Allora, non vuol dire che l'Inter ovviamente non ha fatto la partita che doveva fare, perché l'Inter doveva fare quello. L'Inter, questa è una partita dove a me proprio non sbatterà niente di quanto è finita, di come è finita, di quello che abbiamo fatto, perché siamo stati anche noi coglioni a non segnare, perché noi il gol glielo volevamo far fare. Bentancur, se ha giocato il gol Bentancur è amico del Penguin. Bentancur, quante palloni ha perso tra andata e ritorno, quanti gliene voleva regalare Bentancur, quanti gliene volevi regalare. Mamma mia, la Juve senza Arthur sembra di Navigante in Tempesta, senza un col barcone, senza manco un faretto. Vai lì che non si capisce dove vai, tanto alla fine meno male che c'hai comunque gli scogli che ti difendono, però noi sembriamo una nave che va, prova a allontanare dal porto, e al massimo se gli altri ci sbandi in via c'è comunque il muro, perché oggi, diciamolo, stiamo a giocare un'altra partita con un'altra coppia di centrali difensori diversa da quella che avevamo contro la Roma. C'è la Juventus, e ricordo che in tutto questo filetto, dove siamo a metà, ragazzi, ancora non abbiamo fatto niente, paradossalmente. Certo, il niente è il cazzo, eravamo una squadra che era indietro a Roma, indietro il Napoli, indietro l'Atalanta, che adesso sta terza in classifica, c'ha da affrontare Juve-Napoli, che scende in campo domani e che avrà 24 ore meno di tempo, cosa che anche per questa partita poteva essere importante per la Juventus, che ha avuto 24 ore meno di tempo per preparare questa gara. Ma basta fare i Sarri, basta fare questi. Nonostante la Juventus oggi ha cercato in tutti i modi di far segnare l'Inter, non ha segnato, perché alla fine ce l'abbiamo fatta a chiuderglielo. Eriksen lo volevino tanto vedere, oggi l'abbiamo in qualche modo oscurato. Lautaro ha fatto una partita dove andava a sbattere, prendeva la punizione a barriera Ronaldo, lui andava a salvare, spazzare, ha fatto una partita dove ha corso come un pazzo, Barella idem, però l'abbiamo contenuto. Voglio vedere più un Rabiot ancora che si impone, che certe volte dice: ma sarà un giocatore alto 1,95 m? Dio santo Dio, no? Come diceva Allegri, visto che... sto a morire. Sta partita mi ricorda Allegri. Sto a morire, perché per forza. Veramente, la Rai infami. Non si toglie il risultato quando una persona soffre. È come togliere la spina quando uno... No, vabbè, dai. No, ora adesso c'è io.
Che vi posso raccontare, oh, ragazzi? Nel primo tempo non mi piaceva nemmeno Cuadrado, che è uno che nella Juve gli dici le prestazioni che fa quel ragazzo lì, dovresti sempre portarle da dire, guarda, tiette Hakimi, tiette Deuce o Cuadrado. Ecco, il primo tempo, no. Il primo tempo, guarda, avrei rivendicato i più grandi portatori di Lazzari, a proposito. Però, a parte questo discorso qua, che non c'entra assolutamente niente, Ronaldo che cosa stava facendo anche oggi? Nonostante la partita non fosse una di quelle dove non c'è stata molta possibilità di segnare, che cosa stava a fare? Sembrava di vedere Juve Atletico quando Dani e Trevisani si alzarono in piedi con Juventus Atletico al Vanda, che fece così, mamma mia, dov'è passato? Poi alla fine ho visto un dato, no? Stavamo tipo che era l'85esimo, 53% possesso palla Inter, eh? Quindi i domini quelli da dire tutti barricati dietro, fammi rivedere Barcellona Celtic, 81-19. Che poi vinse il Celtic. Ma tanto, a fine... Cioè, tu mi devi spiegare ora. Quelli che verranno scritto già in questi 6 minuti di video. Ma avete fatto il catenaccio? Ma a fine stagione, quando io tra 5 anni dico cosa ha vinto arriva nel 2020? La Supercoppa? La Coppa Italia non lo so, perché io ho sempre questa sensazione che se in qualche modo, secondo me, l'Atalanta la vince. Non so pure mai tutti questi anni grandi... L'Atalanta la potrebbe fare. Oh, però una cosa positiva, cioè, avevamo... Oh, raga, 10 diffidati. Li abbiamo tutti in finale, abbiamo ammonito il peggiore, ragazzi, siamo usciti pure nel fal miracolo, Ronaldo, De Ligt, De Miral, Chiesa, Morata, Benta, Berna, Rabiot, sono scesi in campo tutti, tutti, ha preso il giallo il peggiore. Io, guarda, anche per questo, veramente, darei grazia divina, ma da qua a maggio chissà che succederà, se saremo ancora vivi, se saremo ancora qua a vedere la Juve, chissà come saremo messi in altre competizioni, di certo... L'unica cosa che un pochino la devo dire a fine della fiera, ma sicuramente non è in questo momento il mio principale pensiero, nel frattempo rivedo un De Vrij che mi scivola in estirata su Ronaldo, anche lì clap clap all'Inter che comunque in tutto questo ha anche saputo contenere un po' di contropiedi della Juventus, perché anche loro si sono difesi bene, la Juventus ha creato tanto, quindi non venite a dirmi che la Juventus non ha fatto tiri e si è chiusa e non ha creato, perché cazzata, all'inizio Lautaro apritegli una piscina che ha zappato l'aria, quando lo faceva Vidal alla Juve, mi ricordo una volta l'avevate bersagliato manco fosse martire. Ecco, detto questo, Buffon, l'avete fatto sta sveglio altre ore, vi manderà a quel paese perché per lui non è più vita a giocare tutte queste partite qua la sera. Fatto sta che a me, veramente, ancora a ripensarci, pensa che abbiamo fatto sta gara con... Raga, sarò insistente, rompi con 5 titolari con 11. E adesso, veramente, una mia piccola rivincita personale con tutti quel piccolo spicchio di interisti. Ma tu ti stai casando perché hai affrontato l'Inter all'andata senza Hakimi e Lukaku. Ah, porca puttana, avevi ragione. Peccato che dice 0-0 il risultato. In qualche modo li ho contenuti. È una squadra bianconera, ci riuscì prima di noi, tocca dirlo. Noi non siamo stati bravi. No, l'Udinese. L'Udinese merita il rispetto perché l'Udinese c'ha Bonifazi, c'ha Beckhoff, noi che ci sono riusciti loro prima di noi, quindi io non sono l'unica squadra che ha fermato l'Inter, perché l'Inter se la blocchi anche in Champions e sono usciti da lì. Io spero solo che la Juventus adesso si ricordi come si vincono le partite giocando bene a calcio. Non vorrei che magari mi fai la stessa gara con il Napoli e magari la vinci, col Porto una cosa simile, poi mi arriva Juve Crotone, arrivi lì pareggio, perché non mi ricordo più come si fa ad attaccare. Speriamo di ricordarci anche come si fanno a vincere le gare con la difesa avversaria schierata, anche se in questo momento me ne sbatte il cazzo. Andava vinta sta gara, bisognava passare un turno contro l'attacco più forte d'Italia, Lukaku, la Lula Opa, andassero a miglior attacco, Italia, coppia, sti cazzi, pesci, finale ci andiamo noi, saremo la squadra che forse non vince. Vincete sto scudetto, dai, ma strangelo, se non vinci quella è 0 titoli!